Buongiorno a tutti, iniziamo questa conferenza stampa che vuole celebrare il ventennale della Banca degli Occhi delle Marche, che ha sede, come tutti sapete, a Fabriano, e avremo come relatore, a parte il nostro assessore, vicepresidente Saltamartini, abbiamo il dottor Cornelli, che è il dirigente della Banca degli Occhi, e poi Nadia Bocchi, come dirigente generale dell'ASUR Marche, investe direttrice dell'area Vasta 2, la dottoressa De Pace, che è la coordinatrice regionale del Centro Trapianti, Stefano Lippera, che è responsabile dell'oculistica dell'area Vasta 2, poi Pietro Torresana, che è stato il primo dirigente della Banca degli Occhi, e Cristiano Piangatelli, che è responsabile di anestesia e rianimazione di Fabriano. E poi abbiamo una testimone, che è Elisabetta Lagarini, che ha ricevuto un trapianto di cornea. Allora io direi di partire con il dottor Cornelli, che ci fa un'introduzione, no, dell'attività della Banca degli Occhi. Allora, buongiorno a tutti. Ho preparato una piccola presentazione giusto per illustrare qual è l'attività della Banca degli Occhi. Allora, vediamo un po' qual è la timeline dello sviluppo della trapiantologia e anche dell'eye banking, e vediamo come due date importanti sono quelle proprio iniziali, 1905, data in cui il professor Zilma ha eseguito il primo trapianto di cornea nella Repubblica Ceca. E come diceva qui il dottor Torresana, si potrebbe anche fare una battuta perché è proprio la Repubblica Ceca dove è avvenuto questo primo trapianto. E 1944 invece, anno in cui è stata istituita la prima macchina degli ossi. Quindi ricordiamo Dove? al Peyton istituita a New York la prima macchina degli ossi. Quindi diciamo questo appunto tutto quello che era il know-how. Ricordiamo che Peyton ricavava i suoi tessuti dai detenuti che sarebbero andati incontro alla pena capitale, quindi lui aveva modo di visitare prima i suoi pazienti e poi andare a fare il prelievo di tessuti, quindi aveva dei tessuti selezionati all'origine, questo ovviamente non è applicabile. È stato il primo appunto a mettere in atto tutte le metodiche per ricavare i tessuti da donatore. Quindi vediamo per quanto riguarda il trapianto di cornea come dal 1905 come si siano voluti 93 anni per arrivare fino a Fabriano, quindi quasi un centinaio d'anni per poter eseguire il primo trapianto di cornea dando per Fabriano, prima ancora dopo un'ottantina d'anni nelle Marche all'opera del professor Tittarelli a Fabriano del dottor Follini. Invece per quanto riguarda l'istituzione della Banca degli Occhi, dopo 57 anni, nel 2001, abbiamo avuto la prima Banca degli Occhi, in realtà era un laboratorio risultato, e nel 2002 l'istituzione della Banca degli Occhi era propria, quindi 20 anni oggi. Tappe fondamentali, dicevo, laboratorio risultato nel 2001, 2002 l'istituzione della Banca degli Occhi, 2004 l'accordo con la Regione Umbria, quindi ci siamo affiancati a fornire i nostri servizi alla regione che ci sta più vicina. Nel 2005 l'inaugurazione del laboratorio per la processazione delle membrane di nuovo tessuto. 2012 nuova banca degli occhi, nuovo tessuto per policlinici, quindi tessuto corpo prelevato in corso di terapia complessiva. Quindi questa è la Banca degli Occhi, una struttura, come vedete, sanitaria che svolge la sua attività senza scopo di lucro e il compito della banca è quello di lavorare, conservare e distribuire i tessuti, certificando la tracciabilità, l'idoneità e la sicurezza. Quindi è un po' una reazione chimica, donatore più medico prelevatore, ad opera della Banca degli Occhi e con il tessuto prelevato, riesce a soddisfare le necessità di medico chirurgo e più ricevente. Un po' la reazione enzimatica, io ho la deformazione professionale, quindi essendo biologo vedo la banca degli occhi come un enzima che accelera questa reazione, appunto di rendere disponibile un tessuto selezionato e di favorire quello che è il trapianto. Un tre foto per illustrare i locali che abbiamo, criogenia, conservazione dei tessuti per quei tranci e corni in partenza, in particolare questo è uno dei due laboratori in classe D che abbiamo. Laboratori, quindi in classe D significa clean room, lavoriamo in classe A sotto una cappa fusolaminare, quindi per accedere a questi locali bisogna vestirsi appositamente, passo il rilascio particellare, sono locali più piccoli con la sala operatoria, quindi è appunto per dare un tessuto standard. Quindi processiamo corne,
membrane amniotiche chiamate dalle pazienti che in corso di isolato, in corso di taglio di stato programmato. Ho perso in Francia il protocollo. La banca degli occhi non è solo conservazione, selezione e conservazione dei tessuti, ma i tessuti li lavoriamo anche, quindi anche la cornea stessa che prima veniva solo selezionata, rifornita, distribuita all'utilizzatore per la cladoplastica perforante, quindi abbiamo tutto spessore, può essere lavorata, vedete le tipologie, abbiamo PK, quindi tanto spessore, talc, quindi cladoplastica anteriore cladoplastica lamellare anteriore, poi cladoplastica posteriore, quindi endocladoplastica, SAREP, il punto al punto T, al punto E, DMEC. Noi ultimamente siamo in grado di preparare appunto questi tessuti per DMEC, di andare a stampare quello che è l'endotelio, il complesso endotelio di membrane di Eschmet, quindi lavorare un tessuto che ha uno spessore di 14-15 micron, quindi molto sottile. Faccio sempre l'esempio noioso, in ogni occasione, tra i globuli rossi messi uno di seguito all'altro sono 24 micron, quindi andiamo ad operare a mano su un tessuto molto sottile e a fornirlo precaricato, qui ad esempio tutto l'intera che è l'occulista dei nostri tessuti, in modo tale da avere già come si scoglie il corpo in canna. Due esempi di tessuti, un tessuto idoneo dove avete un tappeto cellulare perfetto e un tessuto che è stato lesionato. Noi andiamo appunto a selezionare. Voi considerate che grosso modo un 60-65% dei tessuti purtroppo è monoscattabile, quindi abbiamo bisogno di un tessuto per poter ricavare. Quindi, buono, statistica dal 2003 fino al 2021, vedete come purtroppo il Covid ha giocato al nostro sfavore, questo c'era da aspettarcelo. È un andamento che oscilla molto, paradossalmente il 2007 è stato un anno buono perché con pochi tessuti siamo riusciti a ricavare 158 corne per trapianto, noi abbiamo una lista di attesa intorno a 160-130 persone all'anno e con le percentuali di scarto che abbiamo avremo bisogno di almeno 600 tessuti all'anno. 13 centri di prelievo dovrebbero fornirci almeno una 50 di tessuti. Nel 2022 corne prelevate 192, la previsione sarà 230 a fine anno, corne trapiantate solamente 22 e quindi a fine anno non arriveremo alla 30 tessuti, non arriviamo in buone acque. Trattiamo anche membrane amniotiche, vedete qual è l'andamento, purtroppo anche qui il Covid ha giocato a sfavore. Ha giocato a sfavore anche il fatto che non riusciamo più a distribuire tessuti per utilizzi al di fuori del campo oftalmologico perché andrebbe ripotenziata la struttura come l'amministrazione sta già facendo, infatti è in corso una ripotenziazione, no? Dei locali, quindi dal momento che avremo i locali noi potremo riprocedere alla distribuzione dei locali, ho aperto i tranci quando c'è sicuramente. Quindi avviene la donazione in emergenza e urgenza, vedete bene che di quelli che si ricevono poi un 50% vengono distribuiti, e il resto purtroppo viene perso perché il donatore riceve. Quindi 20 anni, vi informo l'ultima slide che il prossimo anno, il 13 maggio a Fabiano, avremo il corso nazionale della SIGO, della Società Italiana Banca degli Occhi, il primo è stato nel 2006 a Fabiano, quindi dopo un po' di anni ce lo riavviamo di nuovo, è un convegno nazionale di tutte le banche, convergeranno a Fabiano i termini vecchi. Io ho finito, vi ringrazio. Grazie, dottore, io direi di passare la parola alla dottoressa Storti. Sono benissima, buongiorno a tutti, grazie. Io volevo ringraziare l'assessore perché è sempre presente, il dottor Bonelli perché ci ha aiutato così bene per la stabilità della banca degli occhi. E volevo dire una cosa,
Noi stiamo investendo adesso sia per quanto riguarda i locali, abbiamo un progetto che il nostro ingegnere sta cercando di portare avanti per renderli più idonei e per poter permettere anche un ulteriore sviluppo della raccolta dei tessuti. E stiamo anche cercando di dare al personale, proprio recentemente sono state date le assegnazioni nuove, ma soprattutto regolare la sua posizione all'interno dell'ospedale, un punto di riferimento importante che per noi deve diventare una struttura di tipo regionale, con un peso anche dal punto di vista delle complessità della struttura. Per questo l'abbiamo affiancata con l'unità operativa dell'anestesia e l'animazione, che sono poi quelli che lavorano nel settore. Un messaggio molto importante: noi partiamo col mese di dicembre in una campagna informativa sulla popolazione, proprio per cercare di convincere ancora di più dell'importanza e della bontà di fare questa donazione. C'è una raccomandazione a tutti noi organizzatori, quindi anche al Servizio Salute e all'assessorato, perché venga resa un pochino più semplificata la procedura di accertamento di morte, quindi di possibilità di prelievi, che molto spesso rappresentano una delle cause per le quali noi preleviamo un terzo di quello che fa bisogno nella nostra regione. Concludo ringraziando il dottor Tonelli e tutti i loro collaboratori per la professionalità, l'attenzione e devo dire anche l'amore che mette nel svolgere questo lavoro. Grazie. Io direi adesso chiamerei ad intervenire il dottor Torresano e il dottor Di Pera, nell'ordine che voi insomma preferite. Grazie, grazie per avermi invitato a questa riunione. Solo ricordo un attimo la nascita della banca degli occhi. È stata una banca che abbiamo voluto in modo tenace. E tutto è nato, così un po' di storia, dalla venuta del dottor Formini. Ci siamo trovati nel 97 improvvisamente io e Pietro, che il dottor Formini ci chiedeva non solo di fare le visite, di operare, ma anche di andare ai pazienti e soprattutto andare nei reparti e chiedere ai pazienti che avevano avuto, ai parenti dei pazienti che avevano avuto un decesso, se donavano dei corpi per la nostra attività. Quindi noi lo abbiamo fatto, anche se un po' recalcitranti, e andavamo a questi parenti che molte volte erano in un momento anche terribile e chiedevamo le corne. Poi facevamo un prelievo e con un'attrezzatura del tutto artigianale le esaminavamo e poi il dottor Formini le impiantava. A questo punto diversi pazienti andavano male, qualcuno andava bene, ma ci siamo guardati in faccia e io ho detto a Piero: senti, non possiamo andare avanti così, ma dobbiamo chiedere una struttura. Allora chiediamo che venga fatta una banca degli occhi. Io di nascosto andai a parlare con il dottor Parisi Presicce, che era il direttore della banca di Fabriano. Gli dissi: direttore, lei che ne dice se facciamo una banca delle corne a Fabriano? Lei sarebbe disponibile a finanziarla? E il dottor Parisi Presicce piacque l'idea: banca, quindi gli isolava bene, insomma, il discorso. Per cui mi disse: sì, va bene, senta, ma allora lei faccia così, mi faccia avere un appuntamento con il dottor Formini. Quindi io lo dissi al dottor Formini e lo portai a forza a questo appuntamento con il dottor Parisi Presicce, e lui era recalcitrante: mi stai facendo perdere tempo, io devo operare, adesso ho da fare una librettomia. Insomma, ce l'ho portato quasi a forza. Poi dopo, quando il dottor Parisi gli disse: senta, ma lei vuole fare una banca degli occhi a Fabriano? Lui disse: sì, io vorrei, cioè non siamo disposti a finanziarlo. Allora cambiò parere. Ecco, quindi il dottor Parisi ci chiese un progetto, gli chiese un progetto, per cui lui subito si mise in moto e chiamò una persona che era la signora Paola Serena, e questa Paola Serena ci fece un progetto di fattibilità. Ce l'ho ancora, fece uno studio e fece questo progetto. Questo progetto che stamattina, prima di venire qua, ho scattabellato alle 7:30 e ho trovato questi vecchi documenti. Quindi qui c'è il progetto che fece Paola Serena, venne. Con questo progetto andammo da Parisi in Presicce e questo fece deliberare. Poi
attivammo subito l'azienda, la nostra azienda sanitaria, allora c'era l'azienda sanitaria, e lì ci furono, diciamo, un po' qualche resistenza perché era all'inizio una sortita, però subito c'era il dottor Belbusti che capì l'importanza della cosa. E quindi provarono ad andare avanti, però in quel momento il dottor Fornini decise di trasferirsi a Pisa, e anzi mi disse: guarda, lascia perdere questa banca degli occhi, vieni con me a Pesaro e continuiamo l'attività a Pesaro. A quel punto io, fabianese di nascita, eccetera, ho cercato un attimo di tergiversare, ma sa, questo c'ha famiglia qua, poi sa, io sono fabianese, un attimo. Dice, vabbè, pensaci, lui è andato via. A quel punto il dottor Parisi Crusici mi ha chiamato e mi disse: insomma, qui noi abbiamo deliberato questi soldi, qui ci sono questi soldi, li vuoi o non li vuoi? A quel punto mi disse: ma io li prendo tutti questi soldi e facciamo questa banca degli occhi. Il dottor Belbusti con il Balducci, che era il comitato di controllo, vollero tutto uno schema e io feci uno schema per il progetto del laboratorio analisi tessutale e gli feci tutti i costi. Mi condenni nelle spese e chiesi solo 200 milioni. E poi però gli feci anche un prospetto dei possibili ricavi, dicendo che in 2 anni di attività con 50 casi avremmo ottenuto 150 milioni, quindi in sostanza si poteva pensare che negli anni ci sarebbe stato un guadagno. Quindi fu approvato questo primo laboratorio di analisi tessutale, che entrò in funzione perché non c'era una legge regionale, c'era stata la legge che istituiva le banche degli occhi nel 1999. Ma non potevamo, senza un atto regionale, avere una banca negli occhi. Quindi passammo su questo laboratorio di analisi tessutale che iniziò la sua attività grazie ai biologi, alla dottoressa Sprega, che ricordo che fu lei soprattutto che inizialmente analizzava i tessuti, noi li facevamo analizzare e poi io li impiantavo. E poi dovevo avere l'unione e tutto il consenso di tutte le unità operative marchigiane di umanistica, e quello forse fu il problema per cui facemmo 5-6 riunioni, perché avevamo, diciamo, delle difficoltà, soprattutto non veniva tanto accettato l'Ancona il discorso di che una città periferica come Fabriano avesse una struttura regionale. Però siccome gli interessi di Ancona erano più sulla chirurgia vitrocinica e non sulla chirurgia della cornea, alla fine il professor Giovannini accettò, tant'è che fu nominato, diciamo, presidente del comitato scientifico il professor Giovannini. Poi facevo un comitato scientifico, un comitato operativo con il coordinatore locale il dottor Cercacci, un rappresentante del mondo finanziario che era il dottor Parisi Presicce, poi c'era il ragionier Santoni come rappresentante dell'azienda dell'ASD, e poi responsabili delle unità operative marchigiane e il comitato operativo e il comitato di valutazione. E c'era qui il dottor Duilio Testasecca allora, e come responsabile delle unità operative il dottor Gino Di Chiara, come rappresentante del centro di riferimento regionale il dottor Frongia, e un esperto amministrativo locale il Roger Santoni. Con questa assemblea delle unità operative, i primari delle Marche decisero che si era candidato come direttore della prima unità direttore dirigente della Banca degli Occhi, di affidare al dottor Torresani, e quindi una volta fatta la Banca degli Occhi, che è stata poi fatta con delibera della Regione il 28 gennaio del 2002, iniziò la sua attività in questo periodo un po' turbolento di inizio dell'attività il dottor Torresani.
Chiedo scusa, prendo la parola perché questa è una conferenza stampa. Io dicevo il dottor Vitti, una conferenza stampa. Cioè, i giornalisti sono andati via, non è rimasto tutto. Allora, continuiamo, però secondo me dobbiamo fare un po' bene, cioè penso dobbiamo rendere comunicare queste cose, perché altrimenti c'è tutto, molto importante. A chi tocca? Sì, molto. Grazie al Papa del Vito. Naturalmente ringrazio i giornalisti che sono rimasti, avete un pranzo pagato. Sono giornalisti. Niente, dottor Libera, ovviamente di fatto tutto l'iter della nascita della banca, io devo solo dire che ho preso in mano questo incarico e con grandi sforzi organizzativi, dicendo, siamo riusciti ad andare avanti nel progetto. Il progetto che prima di tutto era quello di fornire le colme, di avere dei fondi, la regione c'è stata una fortuna vicina, la banca sempre la casa di Spagna ancora e piano piano siamo cresciuti a quel punto che eravamo arrivati la terza banca d'Italia come fondatura di colme. Poi l'idea è stata quella di brevemente di allargare i nostri confini, perché la regione Umbria vicina non aveva la banca e dopo tutte le varie diversie siamo riusciti ad avere un accordo con la regione Umbria che tuttora esiste per la fornitura e raccolta delle donne. Poi abbiamo detto allarghiamo la funzione di questa banca e abbiamo, come già registrato il dottor Cornelli, avviato l'attività con le membrane anonime. Anche qui è andata avanti molto bene l'attività. E abbiamo proseguito ulteriormente con un altro tessuto che sono state le pietre banche. Questo perché? Perché bisogna dare un'ottica molto moderna. La banca non può ridursi a una semplice banca monotissutale e proprio su questa strada, voglio dire molto di più, sarà il mio auspicio, oltre alla soddisfazione, vedere le cose che stanno succedendo, perché i giovani che mi hanno sostituito sono veramente in gamba e stanno dentro tutta, sia dal punto di vista professionale che emotivo, affettivo, e di proseguire con altri tessuti, e c'è qui presente il collega primario, se mai se lo lascio dire a lui, di aumentare ulteriormente. Perché? Perché questa banca che si trova sì a Fabiano, diceva dottor Ripera, ma è regionale, e quindi non è l'orgoglio di Fabiano, è l'orgoglio della regione che ha identificato in quella località questa attività. Quindi se la regione coglie il segnale sarà da portare avanti con orgoglio regionale una banca che esiste solo in tutta Italia, qui a Fabriano delle Marche, che è multitessuto e che dà lustro e anche l'antica, perché non è che lo facciamo per essere belli, perché c'è veramente la necessità di allargare questa attività. Quindi mi interrompo qui perché penso che non serva dire molto di più. Prego. Dottor Pianetelli, allora facciamo la parola. Arrivo a Fabriano nel 2021 dopo un'esperienza con i Fabriani, quindi stranamente poi i miei professionali si trovano sempre una nuova strada, quindi dai Fabriani di organo ai Fabriani di forma, in una realtà dove l'anestesia di emozione è sempre stata, come diceva il signor Stefano, presente dentro la banca, in collaborazione dal punto di vista clinico. Quest'anno abbiamo, diciamo così, stretto ancora di più questo rapporto in funzione di quello che anche dice il dottor Cosano, cioè che io non li conoscevamo, da ancora forse c'era meno una percezione della realtà della banca delle porte, quindi l'operatore sanitario. Posso dire che è una realtà che, di cui ho sentito parlare perché ho avuto un primario questa sera, che è stato una pietra miliare nel mondo della patologia e della donazione, e con Francesca qua ho iniziato la società, e per cui in realtà è una struttura che ha, poi conoscendo dall'interno i professionisti che ci lavorano, una struttura di grande qualità e soprattutto è una struttura che può essere un riferimento non solo alla Germania. Effettivamente sul settore nazionale abbiamo una frammentazione, pochissime strutture e molto frammentate. L'obiettivo appunto è quello di creare una struttura che non sia solo degli occhi, ma appunto adesso per comprendere, diciamo così, è una processazione. E la nostra idea che stiamo sviluppando in questi giorni con Massimiliano è quella di iniziare a pensare a un progetto anche dell'osso,
quindi le teste di penna, partendo dalla realtà locale, fra Venezia, dove abbiamo una potenziale disponibilità per l'ortopedia che lavora in maniera importante, quindi di tessuto, per far sì che possa esserci questo nuovo ulteriore passo avanti e magari poi successivamente l'altro aspetto è il tessuto vascolare, quindi nel comune del tempo una collaborazione magari con i colleghi che si conoscono da tanto tempo e la chiusura sarà di comune. Quindi diciamo così, sul terreno stiamo cercando di portare delle proposte e creare dei progetti che possano appunto dare quello spessore e quell'allargamento di una struttura che è assolutamente vincente, sia dal punto di vista sanitario che anche dal punto di vista economico, perché ricordo che anche sotto la Svezia di Ancona molte volte si esplora tessuti acquistati fuori regione con dei costi pesantini e quindi la possibilità di produrre internamente, a parte l'aspetto ovviamente qualitativo, sanitario, ma cioè, sarà anche la possibilità di poter riferire alle regioni vicine, quindi sicuramente a parte quei costi di investimento iniziali che magari possono, diciamo così, spaventare insieme. Elisabetta Del Basso, sì, e poi sentiamo la testimonianza di Elisabetta Ragherini che ha ricevuto il trapianto di corni. Buongiorno, io sono il coordinatore regionale, mi trovo dietro da 10 anni dei trapianti della regione Marche, e sono anche un maestro di cristiano, con cui abbiamo diviso anni e anni di neurologia, neuroanestesia, neuroanimazione. E niente, il sistema trapianti della regione Marche è estremamente giovane, perché abbiamo cominciato a fare trapianti solamente nel 2005 e siamo riusciti comunque in questa epoca Covid a superare tutti i record, diciamo, quanti trapianti di organo negli anni passati, nonostante le difficoltà. Di questo devo ringraziare moltissimo le rianimazioni del tempo, perché oltre a fare quello che hanno fatto per il Covid, è stato anche il futuro di milioni di dimensioni. Devo dire che questa è una regione praticamente eccezionale, perché non in tutte le regioni d'Italia, cioè, c'è tutto questo. Detto questo, ho avuto la confusione oggi di incontrare Vera e tantissimo professore, con cui ci siamo battuti tanti anni, si ricordi il progetto di Santa Lucia nel 2007 per aumentare alcune delle corne e abbiamo fatto il progetto di Santa Lucia con il GIS addirittura itinerante che potesse supplire le difficoltà degli ospedali nel periodo delle corne e poi ci siamo allenati e ho trovato anche le risorse economiche perché l'università non aveva la maniera di dare gli specializzati di oculistica poi questo piccolo compenso per andare a fare il giro delle... Diciamo che il Covid se non ci ha impattato sul problema degli organi però ha dato una bella volta come dicevano prima sul problema delle corne è diventato più difficile un po' per la stanchezza anche dei medici, no? Adesso dobbiamo pensare anche quando muore il cristiano ad andare in fine delle corne, diciamo che i medici sono più stanchi. Poi per obiettivi di difficoltà c'è il discorso del tampone, perché a tutt'oggi è un tampone di tipo molecolare, quindi questo è anche una difficoltà che abbiamo. Però avendo messo degli obiettivi, degli direttori di struttura, avendo ripreso per fortuna, grazie alla collaborazione della Banca degli Occhi e della nostra testimonia, Elisabetta, i corsi di formazione itinerante, speriamo di dare una spersata, poi con la campagna di Assorti abbiamo tanti bei progetti. La Banca degli Occhi di Fabriano è un gioiello per la regione Marche, dobbiamo tenerci uno stretto ma anzi potenziarlo, come diceva Cristiano, e come dico io che ho sentito quasi a tutti gli ambiti del Centro Nazionale Trapianti, è estremamente difficile prima di tutto fondare è un governo, ma anche tenere poi la banda dei tessuti, perché i criteri di sicurezza sono rigidissimi, sono dettati dall'Europa, non è da fare adesso. E qui complimenti, onore al merito, e tutti quanti quelli che ci lavorano, e ha tutti i numeri per diventare una banda multitessuto, ricordiamo che in Italia è l'unica banda multitessuto che abbiamo. Adesso in cui ci serviamo una conversione alla banca, fondazione banca che studi Treviso. Non abbiamo niente da invidiare a Treviso, possiamo fare anche noi. Certo che questo però occorrono delle risorse a fondo per potenziare il discorso.
Io poi ho dimenticato di dirvi che rappresenta il Centro Nazionale Trapianti nella Marche e vi porto i saluti del dottor Massimo Candillo. E un saluto speciale all'assessore da parte di Massimo Candillo, perché devo dire che l'assessore ci è vicino al Centro Nazionale Trapianti. Detto questo, vi faccio. Devo tornare da studio. Buongiorno a tutti, sono Elisabetta Ragaini, sono un'ostetrica e quindi faccio parte anch'io della sanità italiana e ho ricevuto il trapianto di cornea dell'occhio destro a luglio del 2009 dal dottor Lippera, grazie al dottor Lippera, grazie alla banca Gli Occhi di Fabriano che hanno prestato la cornea e devo dire che sia per chi dona e agli operatori sanitari un grazie, innanzitutto per chi dona, perché mi ha dato la possibilità a 20 anni di poter continuare a vedere nonostante la malattia da cui sono affetta, che è il keratocono, e agli operatori sanitari, a partire dai medici che fanno naturalmente, che prendono le corne, e poi a tutti gli operatori sanitari della banca degli occhi che la processano in modo adeguato per poterla avere per noi riceventi, giovani come me, che hanno la possibilità poi di poter avere una vita normale, tranquilla, a 20 anni, 25, 30, quando la malattia decide di attivarsi, quindi di poter fare tutte le esperienze che uno vorrebbe fare nella vita. Ci abbiamo le conclusioni e dobbiamo legare l'assessore Sara Biondi perché il suo legame con Fabriano e poi le conclusioni all'assessore Salta Martini. Sì, io ovviamente ringrazio Filippo, ringrazio tutti voi perché so insomma del grande lavoro che fate e che parte da Fabriano, che comunque coinvolge appunto non solo la nostra regione ma anche l'intero territorio nazionale. E soprattutto, ecco, credo che oggi l'esempio che abbiamo qui della dottoressa Ragaini, ma di tanti altri che riacquistano la vista, questo è un aspetto importante sul quale bisogna, insomma, fare più pubblicità possibile, proprio perché riacquistare la vista credo che sia uno degli aspetti più importanti, no? Per chiunque, per qualsiasi essere umano. E noi ovviamente come Regione Marche ci siamo e quindi grazie anche all'assessore che ha soprattutto una grande sensibilità appunto verso questo argomento. Grazie. Allora, è una conferenza stampa, quindi non è un convegno per cui diciamo possono dire tante cose. Io sono onorato, signore e signori, sono molto onorato stamani di essere qui insieme a voi a presentare questo progetto, perché dimostra in modo inequivocabile come delle persone straordinarie come voi possano, con poche risorse, mettere in piedi un gioiello come questo. Questo rappresenta, secondo me, il punto più alto a cui raggiunge l'umanità, no? Poi l'umanità, di cui abbiamo discusso poco fa, è quello degli incidenti, no? Il punto più basso è quello, insomma, no? O l'assemblea di Cotonou. Il punto più alto è l'umanità, è quello che abbiamo, quello questo qui di cui abbiamo ecco. E naturalmente io vi voglio ringraziare uno per uno, no? Il dottor Cornetti, il dottor Lippera, io devo fare anche un altro complimento perché ognuno di noi dovrebbe avere un archivietto a casa per quello, perché altrimenti la vita ci porta a ricordare solo le cose, no? Non ci porta a ricordare le cose grandi, no? Quindi in ogni caso ognuno di noi dovrebbe avere un piccolo archivietto. Lei ringrazio di questo perché dimostra come le grandi cose molto spesso crescano, no? con la casualità. Voglio anche dire al dottore che ognuno di noi nella vita, come lei sa, ha un destino. Quindi se lei è arrivato dove è arrivato, era perché doveva arrivare. Ognuno di noi rifletta la sua vita, no? Tante cose che non volevamo fare, poi se le facciamo. Ora io non voglio evocare naturalmente il signus divinus, no? Del protestantesimo, no? Di giocare ognuno di noi ha un messo in fine. Ma la verità è questa, che se noi qui abbiamo nelle mani questa barca degli occhi, per me è grosso. Non per ultimo la dottoressa De Pace. La dottoressa De Pace, io non la incontrò il dottor Ippoliti, a medico di famiglia, che mi dà una mano, quindi mi dice guarda che questi stanno dicendo delle cose importanti. Eravamo nei primi giorni della nostra consigliatura e io appena arrivato qui dovetti affrontare l'immane problema che insomma,
mancavano posti letto, i vaccini, i test, sembrano cose di quanti secoli fa, eppure sono cose facili. Allora, il messaggio di cui vorrei parlare con voi è questo: la donazione di un pezzo di volta, no? È un fatto culturale, no? Quello che per cui anche i cadaveri non ci danno l'autorizzazione. La domanda che voglio fare è questa: sono 600 le donazioni ogni anno nella nostra regione? Quelle che ci servono per noi? E quante sono in realtà? Di meno. Dobbiamo lavorare con le scuole, con la cultura. Quindi, secondo me, dovremmo fare, dottoressa Strofi, un percorso in giro perché non so se tutti i medici conoscono questa cosa, la conoscono tutti? Cioè, così in generale, adesso guardate. Perché naturalmente io mi sono reso conto di una cosa, che il personale della sanità, lo dicevo in altre circostanze, no? Io vengo da altre esperienze, quindi per carità tutti fanno delle cose importanti, no? Io venivo al ministro dell'interno, mi occupavo di terroristi, però a voi servate vite. Quindi la sensibilità che c'è tra chi sta male e voi è quasi una sensibilità quasi trascendentale, perché vi si chiede di salvarvi la vita, no? E quindi avete una grande influenza sull'opinione pubblica dei cittadini che noi dobbiamo utilizzare. Tenendo conto, secondo me, che qui si parla, non voglio evocare, no? In un precedente incontro sulla donazione degli organi del midollo viene fuori una certa cosa, no? su dove, come fosse il genere umano, però ecco, qui parlandosi di transumanesimo, cioè qui si ha l'idea che praticamente possiamo fabbricare tutto, occhi, cuore, tutto, no? Secondo me, se ci accontentiamo di tenere quello che abbiamo, di donare quello che possiamo donare, probabilmente ecco, faremo qualche cosa che diventa nella nostra natura terrena, insomma, quella di aiutare, che se possiamo aiutare qualcuno, insomma, per insegnare gli anni, no? Ecco, allora, la conclusione quindi ringrazio tutti, con pochissime risorse hanno fatto le cose straordinarie. Vorrei richiamare uno dei pensatori più importanti del pensiero liberale, no? Voi sapete, la democrazia ha avuto uno sviluppo storico, rivoluzione francese, americana, costituzionalismo e grandi pensatori in cui i diritti di libertà sono diritti importanti, no? Che ci pongono a riparo, no? dalle grandi autarchie degli stati autoritari. Allora, questo pensatore si chiamava Alexis Tocqueville, che è un libro nel 1860, La democrazia in America. E lui dice sostanzialmente che gli Stati Uniti si costruiscono chiese, ospedali, con i cittadini e così via. Voi mi avete richiamato stamani questa importante operazione e vi prego, dobbiamo ringraziare anche la banca che ci ha aiutato, no? Perché non è scontato, in carità, i banchieri fanno i banchieri, insomma, però il fatto stesso che sono stati così generosi, dobbiamo ricordarci che grazie anche a questa sensibilità sì, siamo riusciti sostanzialmente a fare questa cosa. L'impegno che io assumo insieme alla collega assessora la d'Inderezzo, lì da voi, neofita consigliera regionale, è quello di potenziare questo servizio. Cioè, dobbiamo arrivare a una banca, non di credito, di patriarca, la banca ci ho scritto bene, le femore, no, giusto? Attualmente sono le donne e del tessuto vascolare, ho scritto bene. I legamenti che ho rovinato non si possono usare. Assessore, volevo dire una cosa, perché 20 anni fa, quando è stata fatta questa inaugurazione del Banca degli Occhi, io ero infermiera nel reparto oculistica, quindi ho tenuto il nastro scelto insieme al dottor Torresani e questo fa parte della storia, quindi io c'ero e ci sono anche adesso dopo 20 anni. Quindi quando ho saputo questo evento mi ha fatto molto molto piacere, nonostante che c'è una commissione di bilancio di là, allora ho fatto di corsa per venire qua, perché volevo proprio raccontare questa testimonianza. Questo è un aggravante. E lo so quanto anima e corpo il dottor Torresani, che adesso è presente, ci ha messo nel costruire anche quella volta e partire, e adesso dopo 20 anni ha dato
staffetta credo al direttore nuovo e quindi faccio complimenti a tutti voi e quindi buon lavoro. Grazie. Allora, grazie a tutti, non per tutti, io vorrei ringraziare il dottor La Galla, che è il coordinatore del servizio. Io non lo sto manco riconoscendo, perché ci conosciamo con la mascherina, lo dovrei dire questo istituto, l'ho riconosciuto. Allora, un umile servitore, vorrei ringraziare comunque chi ci ha insegnato il mestiere. Dottor Tore San, dottoressa Strega, non è potuta venire, ringrazio le mie due collaboratrici, il mio braccio destro, biologo Silvia Conforti, il tecnico, dottoressa Perucci, che è di recente acquisizione, il temperamento. No, sto guardando, dottoressa Perucci, che mi sta guardando con uno sguardo di italiano. Allora, a parte le battute, davvero grazie. Grazie, dobbiamo assolutamente però cercare di fare cultura, cioè di trasportare quello che abbiamo detto nella più ampia, diciamo così, platea possibile. Quindi sarebbe dottoressa Storti, io da tempo fa te lo voglio bene, te l'ho detto, facciamo un po' di manifesti, la prossima cosa non fa. Facciamo un po' di manifesti di scuola, mandare nel comune, no? Ah? Va bene. Allora, se il giornalissimo dovete fare qualche domanda. Allora, chiederei questi 100 ordini necessari. La stima, quindi quelle che servirebbero. Ne servono 600 per trapiantare 160, sostanzialmente. Il prossimo. Ok, la percentuale si rinomina. E nel ultimo dato è 213, quello del 2021. Però vorrei dire alla stampa un dato, cioè come vedete la nostra regione abbiamo 90 trapianti di organi protetti, cioè questo si incunea in una cultura di una regione avanzata, quindi se mi permettete abbiamo tante lacune, però ogni tanto cominciamo a sottolineare lo sforzo di straordinari professionisti che naturalmente sono al servizio della nostra comunità e di cui noi tutti siamo onorati di avere il COVID nel servizio. Il COVID ha penalizzato se vede l'anno proprio lì che siamo andati anche per le caratteristiche dei tessuti che comunque potreste farci. Allora, rimaniamo d'accordo così, dobbiamo fare tre iniziative culturali, anche con convegni, portiamo i medici di famiglia, vediamo come possiamo. Questa è la buona idea. E non penso che i medici di famiglia stanno però c'è il disinteresse, secondo me. Quindi bisogna. Siccome i medici che accertano la morte sono i medici di famiglia. Però la sanazione delle cose si fanno in ospedali. Questo è. Ci sono dei progetti per portarla sicuramente negli hospice. Quindi banca dei tessuti e banca degli organi.